Amici knitter, amiche knitter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video nel quale spacchetteremo come dei pazzi subito dopo la sigla. Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Ah, mi porti una forbice, per favore. Ecco, sono l'assistente che sistema ora anche da vicino. Ecco. Amici, amiche, sono veramente in super mega ritardo con questo spacchettamento. Infatti, ci saranno anche delle sorprese. Io in pratica continuo, scusatemi, mi sposto i capelli, fa un caldo della miseria. E praticamente ho ricevuto questi pacchi di lana e sto lavorando già per il 2019. Negli sneak peek che vi ho fatto vedere avete visto fino alla fine del 2018, adesso noi stiamo già parlando del 2019. Andiamo ad incominciare. Primo pacco che mi è arrivato. Allora, io ho anche qui le forbici, però in realtà devo confessare che questo pacco l'ho già aperto. Perché? Perché in pratica ho dovuto campionare, perché si fa sempre prima il campione, io voglio farlo per bene, lo voglio fare grande, lo voglio asciugare, voglio decidere il punto più adatto per il filato e insomma l'ho aperto perché non potevo aspettare lo spacchettamento. Dentro la busta c'è un'altra busta, eppure questa è aperta. Vediamo cosa c'è. Ci sono dei gomitoli di Semilla, qua manca uno, di un colore, adesso ve lo tiro fuori perché è fantastico. Ecco, questo è il colore, ve lo avvicino un poco, non so se lo capite, ma è veramente un viola, veramente fantastico. È un viola, come dire, è un inchiostro chiaro, cioè è un viola che ha un alto contenuto di blu, quindi mi sta veramente molto bene e ha appunto, però non è così scuro, per cui secondo me anche le foto saranno facili da fare. Perché workshop è questo? Milano, lana di miele, zin, zin, zin. Ho in previsione un capo che non è un accessorio. Nei prossimi mesi vi terrò aggiornati. Intanto ho fatto il campione, sto aspettando che asciughi e insomma mi piace il mio rapporto di lunga data con la BC Garn, sempre buono, per cui a me i filati della BC Garn piacciono e spero insomma che questo Semilla non mi deluda. Vergognosamente e anche con un po' di casino, apriamo il secondo pacco che oppure questo è aperto. Amore, amore del Borgo dei Pazzi, questo è amore 115, per cui è un filato piuttosto grosso per i miei standard. Lo so che ad alcuni piace lavorare con questi filati piuttosto grossi, lo sapete che io non amo invece lavorare con i ferri grossi, però, diciamo che dovendolo proprio fare, almeno ho voluto lavorare con un filato che fosse del quale fossi sicura. Abbastanza sicura, insomma, della resa e della qualità, nel senso che dovendo fare un capo che non è un accessorio, ho preferito usare un filato che so che è molto leggero e in effetti Amore ha questa caratteristica di essere estremamente, estremamente leggero, per cui anche lavorato in un capo importante come una giacca, un cardigan, un maglione, non risulterà mai troppo pesante, quindi non tenderà mai ad allungarsi troppo. Sempre c'è questa possibilità, cioè questa certezza che si allungherà, però si allungherà di decisamente meno di un altro filato. Il colore.
spero che lo vediate bene. Allora, può sembrare un beige sullo schermo, in realtà è decisamente è un beige, ma non è un beige normale, è un beige che dal vivo ha delle sfumature verdastre, assomiglia ad un misto di grigio beige e verde salvia. È un colore veramente molto 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 bello. Cosa farò? Un capo che non è un accessorio, e lo farò a Forlì e sarà anche piuttosto facile. Allora, anche questo pacco, come vi sarete accorte, perché non voglio nascondere niente, è già stato aperto e ho già usato due gomitoli perché ho fatto campione, l'ho lavato e dopodiché ho anche cominciato a lavorare il capo. E diciamo che non vedevo l'ora di fare lo spacchettamento perché mi occorrono altri gomitoli e se aspettavo ancora un poco finivo il pacco e non avevo niente da mostrare per lo spacchettamento. Zegazek! Questo pacco sì che è intero, quindi è ora di sfoggiare le forbici, mie signore e signori. È un pacchetto carinissimo, guardate! C'è anche una cartolina. Non so se si legge, ma è Wolf Crossing Torino, arrivo del 2019. Voi non sapete che contenta che sono. Erano anni che desideravo andare a Torino, perché era una delle poche città del nord Italia nel quale non ero mai stata. E sono entusiasta, non vedo l'ora poi andare a Torino da Wolf Crossing, da Federica Giudice. Top ragazzi, top, non vedo l'ora. Ma vediamo che cosa mi ha mandato. Un'altra scatola. Allora, non so quanto questi colori rendano in video, ve li avvicino. Allora, avete visto che è sublime della Zesia e cari miei, vorrei dire, la classe non è acqua. E questo sublime è un misto di lana vergine e seta. Assomiglia vagamente ad un mio vecchissimo amore che era la Merino Silk della Grignasco, che adesso ovviamente non esiste più e della quale io ero assolutamente innamorata. Questo è un pochino più grosso, quindi meglio, perché quello era veramente molto molto sottile e morbidissimo. In mano non vi dico che roba che è. E i colori che ho scelto sono tre. Spero che in video si riesca a vedere. Questo è un beige grigiastro, bellissimo già da solo, perché non è un classico beige che va sul giallo, quindi sta molto meglio addosso questo di quello solito. Questo è un rosa baby, rosa confetto, molto molto polveroso, molto bello. E questo è un vinaccia, bordeaux, come possiamo chiamarlo, molto scuro, e questi tre colori insieme secondo me stanno benissimo. Vorrei fare un capo che naturalmente non sarà un accessorio e spero che piaccia. Diciamo come ispirazione vorrei fare una cosa che abbia delle righe e dei campi di colore. Non dico altro, ho una vaga idea in mente di quello che vorrei fare e vediamo se riesco ad attuarla. In ogni caso volevo usare questi tre colori, assolutamente, e in ogni caso volevo fare un capo a righe perché lo saprete meglio di me che quest'anno le righe sono di super tendenza, super super trend, soprattutto abbinate con dei fiori, e quindi io già sto pensando agli abbinamenti con questi colori che oltretutto secondo me mi stanno anche piuttosto bene. E quindi non vedo l'ora di mettermi al lavoro, dovrò campionare ovviamente, adesso che il pacco è aperto posso farlo e non vedo l'ora di incominciare.
Insomma, per oggi è tutto. Tre pacchi mi sono arrivati, sono contentissima. Già mi sto immaginando i prossimi protagonisti dei prossimi mesi. Ho già detto prossimi? Lo diciamo ancora una volta. E quindi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, sostenetemi spollicionando più che potete, condividendo il video, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate qua sotto quali sono i filati che vi sono piaciuti di più e perché, ed eventualmente su quale di questi tre vorreste una recensione quando lo lavorerò. E noi ci rivediamo alla prossima volta. Ciao!